ragazzi, oggi siamo tornati qua per andare a parlare sicuramente della prossima partita del Novara contro la Juventus Under 23, però dobbiamo parlare anche di un fatto che a me personalmente ha fatto molto piacere, dovrebbe far piacere a qualsiasi tifoso azzurro. Sto parlando dell'esordio di Barbieri con la maglia della Juve in Champions League. Abbiamo visto che quest'anno Allegri, colpa anche di tantissimi infortuni, ha fatto spesso esordire vari giovani che poi hanno riparato la sua fiducia. Mi viene in mente il gol di Fagioli decisivo a Lecce, oppure anche l'entrata di Irving e di Sulé contro il Benfica, che hanno portato freschezza e stavano quasi per portare la partita su quattro pari. È arrivato anche il momento per Barbieri, per un altro giovane della Juventus che si chiama, la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, Barrenechea. E hanno avuto i loro minuti contro il Paris Saint-Germain, una partita che era sì importante per il blasone, ma è una partita che contava poco per la classifica, perché alla fine la Juve sì, era ancora, poteva anche rischiare di non andare in Europa League, però comunque c'era abbastanza tranquillità, anche perché il Benfica è sempre stato in controllo della partita contro il Maccabi, a parte nei primi minuti. Quindi contro Paris Saint-Germain è arrivata l'occasione anche per l'esordio di altri giovani e soprattutto per Barbieri, che è cresciuto nel nostro settore giovanile, nell'importante settore giovanile del vecchio Novara, che ogni anno sfornava talenti in grado di giocare in categorie professionistiche, partendo dalla Serie C per poi andare anche in Serie B, e poi alcuni hanno raggiunto anche la Serie A. Barbieri, che aveva vinto uno scudetto Under 16 con Banchieri, e poi l'anno dopo, stagione 19-20, era diventato titolare a soli 17 anni, perché lui è dell'agosto 2002. Era diventato a soli 17 anni titolare in Serie C con il Novara, che poi ha raggiunto la semifinale playoff. Contate che quando ha fatto il suo esordio, secondo me, non aveva ancora compiuto i 17 anni, quindi era forse qualche giorno prima di 17 contro la Juventus, sempre contro la Juventus Under 23, nell'agosto, fine agosto 2019. E contate che un 2002 che esordisce nel 2019 come un 2005 adesso, quindi aveva 17 anni, ancora veramente, veramente giovane. E si vede che, se adesso sì, riguardo alcune immagini di Barbieri, si vede anche che a livello fisico è cresciuto veramente tanto. Però quell'anno lì fece subito una grandissima stagione, fece anche un gol decisivo contro l'Albino Lef, e poi il campionato che si è interrotto per il Covid, e poi nel 2020 è andato nella Juventus in cambio di Lamanna, che poi diventerà un flop a Novara, e comunque forse un milione. E in quegli anni c'erano spesso questi affari con la Juventus. L'anno prima, nel 2019, c'è stato l'affare con Stoppa, che comunque aveva portato nelle casse del Novara più di un milione, che per una squadra di Serie C, secondo me, sono anche abbastanza. Perché alla fine in Serie C, per prendere un giocatore, se sborsi un milione è già tanto, è già molto. E quindi è andato nella Juventus, e dopo un inizio dove forse, secondo me, si alternava qualche volta nella Juventus Under 23, qualche volta nella Primavera, ed è diventato titolare nella Juventus Under 23, all'attivo una sessantina di presenze e 5-6 assist, quindi è ormai punto di riferimento della Juventus Under 23. Negli ultimi mesi era già stato convocato varie volte da Allegri, se non sbaglio è andato anche nella tournée americana con la Juve, e giustamente è arrivato il suo momento in una notte di Champions, quindi una notte comunque importante, un giorno che difficilmente si dimenticherà. E poi è intervenuto anche Banchieri a parlare di questo suo pupillo, che alla fine lo ha fatto crescere lui, dicendo che, raccontando qualche aneddoto su di lui, che aveva marcato Piontek contro il Milan o Cristiano Ronaldo contro la Juve nelle amichevoli dell'estate 2019 del Novara, e che lo aveva consigliato poi direttamente a Paratici, che l'anno dopo non ha aspettato e si è preso il giovane che adesso, secondo me, merita. Adesso poi sono curioso di vederlo contro la Domenica, spero che giochi. In teoria lo danno nella probabile formazione, quindi potrebbe giocare. Sono curioso di vederlo, perché nel 2020, l'anno dopo che si era trasferito, non mi ricordo di averlo visto in un Novara Juventus Under 23, quindi sono curioso di vedere com'è cresciuto, e spero appunto di vederlo domenica.
Però secondo me merita anche un'occasione in Serie B e spero che la Juve lo mandi in prestito in altre squadre. Comunque una squadra B come la Juventus Under 23 è molto importante e lo si vede in questi momenti in cui Allegri sta iniziando a dare spazio ai giovani, perché poi i giovani giocano in Serie C, che comunque è un campionato dove ti fai le ossa, un campionato che spesso è molto, molto fisico più che tecnico, quindi cresce anche fisicamente, e poi però l'allenatore della prima squadra deve avere il coraggio di buttarli in campo, di dargli la chance, e in questo momento gliele sta dando, e questi giovani come Sulé, come Barbieri, come Garrancea, come si chiama, sono tutti giocatori che vengono da stagioni con la Juventus Under 23, quindi la squadra B, secondo me, per la Juve, è molto utile. È utile però quando l'allenatore, in questo caso Allegri, ha il coraggio di schierare i giovani. Quest'anno anche a causa dei tantissimi infortuni che gli fanno avere a disposizione di Allegri praticamente metà squadra, i giovani stanno trovando veramente molto, molto spazio. Parlando un po' della partita di domani. E la Juventus Under 23 secondo me è sempre una squadra che presenta molte incognite, perché bisogna sempre vedere chi c'è a disposizione della Juventus, chi non viene convocato in prima squadra, chi non viene convocato in primavera, quindi è una formazione sempre difficile da ipotizzare. È una squadra di qualità, perché i giocatori che sono nella Juventus Under 23 poi sono quelli che si possono vedere anche in prima squadra, in Serie A. E una squadra giovane che quindi corre tantissimo, che però ormai ha la sua esperienza. Una squadra che da qualche anno a questa parte c'entra sempre i playoff, quindi è una squadra molto competitiva. Mi ricordo gli ultimi anni contro la Juventus 23 là, non l'abbiamo mai vinto. Mi ricordo un 2-2 e poi un 2-1 per la Juventus nell'ultima stagione in C. Quindi è sempre un campo difficile, però è importante vincere perché per dare continuità o comunque fare risultato positivo. E in questo momento non vorrei sbagliare, quindi vado a controllare. Il Novara è atteso da due partite in trasferta. Due partite in trasferta. No, scusatemi, c'è Novara Pro Patria in mezzo, però comunque le due trasferte contro Juventus e Pordenone sono due trasferte complicate, dove si può uscire con 6 punti, ma si può uscire anche con 0 punti, perché alla fine Juventus, ma soprattutto Pordenone, sono due squadre molto, molto forti, quindi sarà difficile. E sarà difficile per poi arrivare al derby del Ticino contro la Pro Patria, che sarà il weekend prossimo. Detto questo, io vi saluto. Uscirà sicuramente domani un post partita per la sfida contro la Juventus Under 23. E se vi state chiedendo, in questo momento non sto registrando dalla webcam, ho fatto un nuovo acquisto che sarà poi utile nei vlog durante le partite o al Palaigo, quando comunque non sarò in camera a registrare il post partita, per aumentare la qualità, quindi aspettatevi sicuramente cose nuove. Detto questo, vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!